Giacca e cravatta per questo prepartita assolutamente importante, particolare, che potrebbe davvero dire tanto su questo campionato di Serie B-Win. Buon pomeriggio da Paolo Sinibaldi, vedete già gli ospiti che ci faranno compagnia in questo immediato prepartita vigilia di Pescara Torino. Sono Luca Pennese, giornalista opinionista, lo conoscete ormai, non ha bisogno di grandi presentazioni, e Marco Ceccamore, allenatore, ma da qualche tempo a questa parte agente FIFA, e quindi lo abbiamo già incontrato in un'altra circostanza, gli abbiamo già fatto l'in bocca al lupo per la sua nuova carriera. Però parliamo di Pescara Torino, perché è la 40ª giornata di questo interminabile campionato di Serie B-Win, con tantissimi colpi di scena sul campo e anche fuori, perché come tutti quanti sapete, nei giorni scorsi sono arrivati anche i primi deferimenti per i singoli giocatori e per le società, per quella che è stata definita la nuova Scommessopoli. Purtroppo c'è anche il Pescara, però c'è un clima di grande ottimismo, sia perché la squadra in campo sta facendo cose eccezionali, sia perché effettivamente la posizione del Pescara potrebbe essere davvero, speriamo, molto leggera. Nel frattempo, un po' tutte quante le partite della 40ª giornata di questo campionato, si sono concluse o si stanno concludendo. Noi siamo in diretta piena, manca soprattutto il Pescara e poi manca lunedì la partita tra, Albino Leffe e Verona. Ci sono state anche alcune piccole sorprese, alcuni risultati che potrebbero in qualche modo farci gioco? Lo vediamo grazie alla grafica della nostra regia che è guidata da Danilo Cinquino. Siamo proprio in presa diretta, per cui stiamo per cercare di avere questi risultati. Luca Pennesi aveva con molta attenzione visto un po' quello che succedeva sugli altri campi e vado anch'io allora a leggere. Questo è proprio il sito della Serie B-Win. Ieri sera si è giocata la partita Bari-Brescia 2-2. Poi Crotone-Nocerina 2-1, Empoli-Vicenza 1-1, Juve-Stabia-Sampdoria 1-2 con la rete sul finire della Sampdoria. Attenzione, qui ci interessa e non poco, Livorno 0, Sassuolo 0, Modena-Grosseto 2-1, Padova-Gubbio 2-0, Regina-Cittadella 3-3, Varese-Ascoli 4-0. Tra poco si gioca il Pescara con il Torino, esattamente tra 55 minuti, e poi lunedì Albino Leffe Verona. Questa invece è la classifica. La vedete già in grafica. Il Torino 76, Pescara 74, hanno una partita in meno naturalmente, Sassuolo 74, Verona 73, Varese 68, Sampdoria 67, Padova 63, Brescia 57, Regina 55, Juve Stabia 54, Modena 51, Crotone 49, Cittadella e Grosseto 48, Bari 47, Empoli e Ascoli 43, Livorno 39, Vicenza 38, Nocerina e Gub 37, Gubbio 32, Albino Leffe 25 punti. Luca Pennese, che ti dice questo quadro? Dice che oggi la buona notizia è arrivata dalla Toscana per una volta, con il Livorno che è riuscito a fermare il Sassuolo, che non ha trovato, come si suol dire, il colpo di coda anche questa settimana. Gli era capitato spesso ultimamente, stavolta invece il Livorno è stato bravo a interrompere per loro un periodo estremamente negativo, cominciato probabilmente con il dramma di Morosini. Hanno conquistato un buon punto e per il Pescara va bene così, perché ci si appresta ad affrontare il Torino con comunque una piccola iniezione di fiducia in più. C'è poi da aspettare lunedì il posticipo del Verona. Per quanto riguarda il Pescara, poi la vittoria della Sampdoria sotto alcuni punti di vista può essere letta in maniera positiva, perché poi noi domenica prossima andremo a giocare proprio al Genova contro i Blucerchiati, e potrebbero accontentarsi anche di perdere. Quindi speriamo che sia così, no? I pronostici ormai famosi di Luca Pennese. Marco Ceccamore, tutto bene finora? Più importante la partita con il Torino tra qualche minuto, oppure il recupero di quella terribile partita Pescara-Livorno di martedì sera? Attenzione, amici che ci seguite, l'orario d'inizio di martedì è le ore 21:15, perché quelli potrebbero essere punti che le altre contendenti non avrebbero.
Sì, premesso che chiaramente tutte le partite sono importanti, quelle da giocare, però io credo proprio che quella partita da recuperare, anche se parti con 2 gol di svantaggio, vincendo quella sarebbe importante perché ti ritroveresti 4 punti davanti a Torino, chiedo scusa, al Verona. E quindi sarebbe insomma in teoria potrebbe anche bastarti il punto oggi. Il problema è che giochi prima la partita di oggi, quindi oggi comunque bisogna vincere. Sicuramente il recupero con Livorno è una partita fondamentale perché ti permette anche di andare a Genova, anche se Zeman sappiamo che è un allenatore che non gioca mai per pareggiare. Però vincendo oggi, vincendo il recupero di martedì, potresti anche andare a Genova e accontentarti del pari. Che finale di campionato e che inquadratura, perché alle vostre spalle si vede lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, c'è il tutto esaurito con una prevendita andata talmente tanto a gonfievele che i biglietti, oltre 20.000, si sono esauriti davvero in 2 giorni. È una promozione che tutti quanti si augurano, anche per tutte le difficoltà che il Pescara sta superando. E allora, sempre grazie alla regia, vediamo qualche pagina grafica dei giornali, perché un po' tutti parlano di temi diversi. E allora, cominciamo con il centro. Vediamo che cosa ci dice il centro in questo articolo che è stato firmato da Walter Nerone. Scommesse, qui si parla di scommesse, è corsa alla A, il Pescara non corre rischi. Leggiamo anche il sottotitolo, responsabilità presunta e omessa denuncia non prevedono la revoca di titoli conquistati sul campo, la società potrebbe essere penalizzata nella prossima stagione. Allora il centro punta su questo argomento. Il Messaggero invece. Certo, non sarà contentissimo Juventino Doc Luca Pennese, tutti quanti sapete la sua fede bianconera, contentissimo anche per lo scudetto, però guardate Zeman alla Juve, virgolettato, 30 scudetti? Ne scriverei magari 22 o 23, duro a fondo del tecnico del Pescara. Poi commenti Luca, poi commenti. Andiamo avanti ancora con le pagine. Cos'è? C'è ancora un messaggero, ecco qui. Zeman, non mi cercano Fiorentina e Roma. Piaccio soltanto ai tifosi. L'allenatore del Pescara smentisce possibili trattative per un eventuale trasferimento, perché si parla del mercato di Zeman che davvero è ambito da tante società, anche e soprattutto di Serie A. Mi pare che ci sia un ultimo titolo che riguarda il tempo. Il tempo punta su un fatto extracalcistico, direi, di cronaca nera purtroppo, che riguarda l'ultra Domenico Rigante che è stato ucciso qualche giorno fa barbaramente, cori e striscioni per Domenico sulla curva nord, rafforzate le misure di sicurezza allo stadio e il tempo parla anche di una sfida a rischio. E allora per tornare in studio e dare la parola a Luca Pennese e poi a Marco Ceccamore, cosa ti ha colpito di questi titoli? Hai visto come un po' tutti hanno titolato su temi diversi. Il titolo che è più importante secondo me per i colori biancazzurri è ovvio, è quello del collega Walter Nerone del centro che ha puntato l'attenzione sul fatto che Pescara non corre rischio in riferimento al caso Nicco, a questo caso che un po' aveva turbato all'inizio settimana l'ambiente biancazzurro. Le rassicurazioni, le analisi e gli studi hanno messo in evidenza che Pescara comunque nella peggiore malaugurata delle ipotesi potrebbe avere un punto o più di un punto di penalizzazione l'anno prossimo, quindi comunque il traguardo che tutti vogliono raggiungere è al riparo da qualsiasi brutta sorpresa. Per quanto riguarda invece il titolo del Messaggero, il primo mi ricorda su una cosa che sinceramente trovo sciocca, perché Zeman a volte potrebbe far finta di niente, potrebbe anche tacere qualche volta, invece abbocca agli ami che gli lanciano alcuni colleghi che evidentemente per smania di titoloni lo imbeccano, lui abbocca come un pesciolone. In questo caso gli scudetti della Juve sono 28, quelli vinti sul campo 30, 22-23 sono sue parole. Io fossi stato lui avrei sorvolato. Per quanto riguarda il fatto, è probabilmente anche per questo Fiorentina e Roma non lo cercano, perché di Mourinho ce n'è uno in Europa, basta e avanza. E poi? E poi invece per quanto riguarda invece l'ultimo titolo, Di sono cronaca. di cronaca, un episodio che fa veramente
accapponare la pelle. Ma non entriamo naturalmente nel merito, cosa, perché noi siamo una trasmissione sportiva, per fortuna. No, più che altro se si tratta di una partita a rischio, secondo te, oppure no? No, anzi ti dico, secondo me non è a rischio perché i rappresentanti dell'Etnia Rom oggi non verranno, vengono in pochi allo stadio, oggi non verranno, quei pochi che vengono. E ci sarà un bel ricordo, cioè, da quello che so io ci sarà una grandissima foto di Domenico in Curva Nord con i cartoncini biancazzurri ai lati, e anche i tifosi del Torino hanno preparato un mazzo di fiori per ricordare appunto Domenico, quindi non credo che ci saranno particolari episodi. Marco, se vuoi aggiungere qualcosa su tutto tranne che su Zeman e la Juve, perché hai già detto tutto quello che pensi. No, guarda, io vorrei avere le certezze che a Walter Nerone mi piacerebbe averle. In realtà non sono molto convinto che sia così, perché poi sicuramente ci sarà una sentenza entro il mese di maggio e speriamo che già da lì il Pescara ne esca pulito. E io non sono convinto sul fatto che la penalizzazione te la facciano scontare nel prossimo campionato, bisognerà vedere i tempi, perché è vero che c'è il ricorso al TAS, al CONI, e quindi richiede ancora dopo il primo pronunciamento della Procura Federale. Però in teoria i tempi tecnici per riuscire a fare anche l'udienza al TAS in teoria ci sono, quindi ripeto, spero che Walter abbia ragione, però questo tipo di certezza secondo me non la si può avere ad oggi. Perfetto, allora abbiamo chiuso la parte stampa con tanti titoli, tanti argomenti, ma adesso cominciamo a entrare nel merito. Sono le 17.14, noi concluderemo alle 17.30, ma siamo davvero nei minuti precedenti l'inizio, cercheremo di avere anche notizie dell'ultima ora. Intanto sentiamoci alcune dichiarazioni di Zeman nella conferenza stampa prepartita. Vabbè, tre giornate dalla fine, gioca la prima con la seconda attualmente, quindi una partita tra due squadre che hanno fatto finora bene, anche se tutte e due non hanno ancora la promozione assicurata, e quindi se la devono giocare. Mister, mi scusi, nell'economia generale della partita, secondo lei quali sono le assenze che potranno pesare di più? Quelle vostre del Pescara, cioè Anania e Balzano, o quelle del Torino? A parte che non so chi manca del Torino. Parisi, da noi Balzano è a disposizione. Per quanto riguarda il portiere, mister ha deciso? Io sì, ma lo dirò domani. Penso che sono migliorati tutti e due sotto Franco Mancini e ora sotto Cangelosi. Quindi partono alla pari, insomma? Partono alla pari, uno para, l'altro fa panchina. Vediamo un po' parere tecnico su Ragni, pregi e difetti. È un portiere che è ancora giovane, che ha fatto diversi campionati, anche penso abbastanza difficili sul piano psicologico, e ha fatto bene, si è fatto due promozioni. Catenari già è uno che ha cresciuto di qua, e ha fatto, penso anche l'anno scorso qualche presenza l'ha fatto, da quello che so. Ma a chiudersi, per me si difendono in 6 e attaccano in 4. Io voglio giocare la partita, cominciamo 0-0 e un'altra partita, certo che all'andata, a prescindere che è stato annullato il gol buono di 1-0 per noi, poi penso che 3 gol sono stati fuori gioco, poi è vero che hanno costruito altre azioni importanti, però se non le hanno sfruttate non è colpa nostra. Non lo so, io so che Torino è una grossa squadra, ha una rosa di tanti giocatori, e di cui penso più di 20 hanno fatto la Serie A, e se uno fa Serie A si presume che ha delle qualità. Ha delle qualità? No, è stata divertente la battuta, credo, di Zeman quando ha detto: non conosco le assenze del Torino. Luca,
le conosce, come non le conosce? Lui sa tutto degli avversari. Scherza. Io forse non le conosco, lui le deve conoscere, deve sapere che gli manca mezza. Sì, però a parte la battutina, che cosa ti ha convinto oppure no di Zeman in conferenza? Beh, non c'era il passaggio da Lioggia, questa è una cosa positiva per i nostri. Ma io ho scelto solo un frammento in cui si parlasse di calcio, possibilmente. È un Zeman tranquillo, sereno, che io non credo che il Torino verrà ad attaccare con quattro uomini, secondo me ne attaccherà massimo con tre, se non due, lascerà davanti Meggiorini o Antenucci, il resto tutti dietro a protezione di quello che può essere per loro un risultato estremamente positivo. Non prendere gol, non prendere un punto a pescare per il Torino è grosso che come. Tra l'altro dobbiamo fare gli auguri proprio a Zdeněk Zeman, perché oggi è il suo compleanno. Compie 65 anni, quindi speriamo possa festeggiare lui, possa festeggiare tutta Pescara questa sera. Marco Ceccamore all'andata finì 3-1 per il Torino, fu una partita, come ricordava Zeman, anche ricca di episodi controversi, però non fu una grande partita del Pescara, per essere onesti fino in fondo. Cosa ricordi? No, non fu una grandissima partita, però... Se andiamo a rivedere un attimino, a rileggere, ti annulla il gol regolare sullo 0-0, perché poi finì 4-2 se non ricordo male. 4-2, sì. Aiutatemi. Sì, 4-0. Finì 4-2, però chiaramente ti annulla un gol sullo 0-0 e lì chiaramente la partita sarebbe cambiata completamente. Sono d'accordo anche con Zeman. Guarda che cosa ha ripescato, ecco, esatto, 4-2, sì. Scusatemi. Quindi hanno ripescato proprio alcune immagini, questo... il video che fornisce la Lega, la serie B-Win, ecco qui. Sì, c'è stato quell'episodio, quegli episodi che hanno viziato la parte iniziale del risultato. Tre gol in fuorigioco clamorosi. Pescara non giocò male, sì, soffrì parecchio, ma comunque il Torino è una grandissima squadra. E poi, se ricordate, ci fu una strana esclusione di Capuano, no? Capuano in panchina in quella partita a sorpresa, in effetti sì, episodi, d'accordo, comunque la difesa forse fece un po' acqua, io adesso non vorrei ricordare male. Qui, ecco qui, questo era gol buonissimo. Anche bello tra l'altro, guarda un gran gol. Guarda qui. Verratti da una palla straordinaria lì. Credo fosse Insigne. Però sì, a parte l'esclusione di Capuano, questo stupore, Romagnoli e Brosco in due lungagnoni in mezzo, non è una scelta secondo me da ripetere. Lo stesso errore che ha fatto con Livorno, 2-0 per loro. Sì. Però poi ci sono, il Torino secondo me è una squadra che non gioca bene, è la squadra di Ventura, una squadra di giocatori importanti per la categoria, organico nettamente per distacco più forte dell'intero panorama del torneo cadetto, però poi contano i gol, conta il gioco. E all'andata quell'episodio fu secondo me determinante, perché passare in vantaggio poi ti mette in condizione di poter ancora far male con la velocità che hai a disposizione. Così non fu, ma oggi il passato è lontano, ormai non è inutile farsi del male. Bisogna far sì che gli errori commessi in quella circostanza non si ripetano. Ci furono un paio di gol proprio concessi con grandissima facilità, con fuorigioco cercati, con palla aperta che gridavano vendetta, e poi pareggiamo, perché questo è il gol dell'1-1 se non ricordo male, firmato da Ciruzzi. Ciro. Comunque, insomma, tante emozioni, tante cose, anche tanti piccoli errori, ovviamente conoscendo meglio il Torino, da non ripetere. E allora proviamo a studiare in questi ultimi 6 minuti di trasmissione o poco più quello che potrebbe essere lo schieramento in campo, perché si è parlato del Torino 4-3-3 oppure del Torino che in alcune circostanze ha giocato in fase d'attacco anche con 4 giocatori tutti schierati sulla fase d'attacco. Ora è difficile ipotizzare che il Toro possa venire a Pescara con questa voglia di scoprirsi, però formazioni in grafica le analizziamo con Luca Pennese e con Marco Ceccamore. Non sono ufficiali, ma quasi ufficiali, perché noi diamo per scontato che giochi Ragni, però non si sa mai. Zanon, che prende il posto di Capuano, scusatemi, di Balzano, che ha avuto un problema in settimana. Poi Capuano, Romagnoli e Bocchetti, stavolta Capuano c'è. Nielsen, Verratti e Cascione, e non si discute. Caprari, Immobile e Insigne, e non si discute, ma c'è sempre la possibilità di Sansovini.
Interveniamo prima sul Pescara, sì, poi andiamo a vedere il Toro. Dovrebbe essere questa, qualche piccola possibilità c'è ancora comunque per Balzano, come diceva Zeman, che è a disposizione. Però Zanon, quando ha fatto sempre il suo con Bocchetti a sinistra, è un po' più coperto il Pescara. Credo che sia questo l'undici titolare. Poi nella mente di Zeman possono esserci delle sorprese, ma non credo questa volta. Formazione del Torino. Noi abbiamo ipotizzato un 4-3-3, però Ventura spesso ha abituato anche i giornalisti a sorprese. Benussi in porta, D'Ambrosio, Di Cesare, Ogbonna e Darmian i difensori. Poi ci sono Bascia, Iori e De Feudis i centrocampisti. E poi l'attacco, perché Stevanovic è sicuro, ma poi si giocano maglie tre giocatori. Noi abbiamo inserito Bianchi al centro dell'attacco e Meggiorini, però c'è anche la possibilità che giochi Antenucci. Potrebbe giocare Antenucci, secondo me, davanti al posto di Bianchi con Meggiorini, però come cadi bene se sei nell'organico del Torino, perché Bianchi e Antenucci sono giocatori che in B fanno gol, fanno la differenza, guadagnano decine, centinaia di migliaia di euro all'anno, quindi sono giocatori estremamente importanti e forti. Quindi. Comunque, secondo me, per il Pescara sarebbe meglio un giocatore come Bianchi, perché è più statico, meno veloce, quindi anche per le caratteristiche dei nostri centrali è meglio affrontare un Bianchi piuttosto che con Antenucci, che è più veloce, più rapido. Marco Cecamore, che agente FIFA, d'accordo, ma fondamentalmente lo conosciamo per tanti anni da allenatore. Guarda, per il Pescara io sono convinto che giocherà Sansovini, ma per un motivo. Perché se il Torino si schiera con il 4-3-3, Sansovini, perché è vero che Zeman dice che Caprari partecipa di più alla manovra, però copre un po' meno, perché Sansovini quest'anno ha imparato molto a sacrificarsi anche in fase di copertura, l'abbiamo visto tante volte addirittura rincorrere l'attaccante avversario, e quindi sono convinto che probabilmente, cioè, giocherà Sansovini. Per quanto riguarda il Torino, non credo giochi Bianchi. Cioè, dipende da che tipo di partita vuole fare Ventura, perché se decide di chiudersi, limitare il Pescara e ripartire in verticale attaccando la profondità, giocherà con i tre veloci là davanti, che saranno Antenucci, Meggiorini e Stevanovic. Bene, abbiamo un'altra grafica che è importante, che riguarda il nostro partner Eurobet, perché Luca Pennese è un esperto, no, Luca Pennese lavora con le scommesse sportive, anzi, se volete scommettere da Luca Pennese, via Emilia Montesilvano, via sì, l'Europa, so, una traversa. Sì, sì, una traversa, donne, andate da Luca Pennese, perché è ancora single questo ragazzo. No, non sei single? Non interessa. Cioè, che Facebook, relazione complicata. No, lo dico anche per drammatizzare, perché mancano 35 minuti all'inizio di Pescara-Torino, partita che è stata affidata a Giacomelli. Ti dice qualcosa? Ex tornante del che abbiamo dato impresso, no, un altro arbitro, Giacomelli, no, non so perché, no, non me lo ricordo. Io vabbè. Gli arbitri spero sono un male necessario, mi sa che è l'arbitro di Padova, se non ricordo male. Beh, ricordi abbastanza bene, Marco. Sono male necessario, no, ma è solo per dire anche che il Torino visto all'opera lunedì sera contro il Padova, pur vincendo, grande entusiasmo non lo ha generato, perché il Padova avrebbe anche potuto recuperarla quella partita a un certo punto, no? Ti risulta? Sei d'accordo? Sicuramente sì. Il Torino a me non piace, non gioca a pallone, cioè gioca, ma è una squadra fortissima che però poggia le sue fortune sulle individualità, senza un filo logico nel gioco. Ordinata, qualità, fa gol, ha fisicità, centimetri, ha forza, sfrutta le palle inattive, e lì dovremmo essere tremendamente attenti quest'oggi e concentrati, perché hanno tanti centimetri in più rispetto a noi e dovremmo arginarli sotto questo punto di vista. Le quote erano... Chiudiamo con scommesse, sì, sportive di Eurobet e poi le vostre previsioni. Allora, noi andiamo a leggere, questo è proprio il sito di Eurobet, con Pescara Torino che è quotata 2,25, 3,60, 2,85 e poi ci sono anche under 2,50, over 1,47, poi è quotata anche Albino Leffe Verona, che si gioca lunedì. Le altre partite che si sono già concluse ovviamente non hanno necessità di vedere la propria quotazione. Allora, io il 2,25 dice che il Pescara è favorito perché gioca in casa, perché comunque è una quota alta,
e io comunque sono pronto a scommetterci su quell'uno, ma oggi giocherei andando un po' in controtendenza all'under, perché secondo me il Pescara oggi vince 2-0. Ecco, ma noi abbiamo voluto proprio inserire il sito internet di Eurobet proprio per vedere anche le altre quote, perché under over in certe partite sono tremendamente importanti. Sono quote importanti, quote interessanti. Oggi l'under, che ricordiamolo per i non esperti, significa che la somma complessiva dei gol deve essere massimo di 2. Al di sotto dei 3, giusto? Al di sotto dei 3 e 2,50 come quota, è una quota altissima, al pari dell'end goal, perché il Pescara secondo me oggi non prende gol, quindi oggi il Pescara, lo ribadisco, vince 2-0, tiro di più, segna nella ripresa, ci sarà il primo gol stagionale di Verratti, che festeggerà così lo scudetto, il contratto con la Juventus, esatto, e la promozione del Pescara. Lo sai che ti ho pensato anche la settimana scorsa, quando il Pescara stava vincendo a un certo punto a Grosseto per 3-1 e tu avevi proprio pronosticato in trasmissione, in diretta, la vittoria del Pescara per 3-1, ho detto va a finire che dopo 39 giornate Luca, no, ne ha indovinate tante. Sbaglio. Pronostico lo ha fatto Luca Pennese, vediamo se si espone anche Marco Ceccamore, e poi ce ne andiamo tutti quanti a vedere in diretta, proprio fisicamente, Pescara Torino. No, io non voglio fare pronostici, Paolo, perché l'ultima volta qui, prima della partita di Varese, Non lo fare, va diretto. No, l'unica cosa che lui dice sempre che segna Verratti, anche quella volta lì, Luca. Ma io lo dico sempre, voi lo segno. Io sono scaramantico. Lui lo dice sempre, perché finora, comunque, Verratti o non Verratti, ha portato buono, a giudicare da quello che è stato. Possiamo chiudere ricordandovi che questa è la 40ª giornata. Possiamo chiudere dicendovi che c'è stata una piccola sorpresa con il Livorno, che ha bloccato il Sassuolo, perché tutte le altre partite tranne Albino Leff e Verona si sono già concluse. Possiamo concludere dicendo che dopo Pescara Torino martedì alle 21:15 si recupera quel che resta della terribile partita Pescara Livorno e si parte dal 2-0 a favore del Livorno. E possiamo chiudere ricordandovi, amici telespettatori, amanti di tutti gli sport, anche del calcio, che domani dalle 18 alle 19:15, 19:30 c'è l'appuntamento domenicale con quelli che, e rivedremo anche un po' di Pescara Torino. A me, Paolo Sinibaldi, non resta che salutarvi e gridare fortissimo stavolta: forza Pescara, forza Pescara sempre.